Vediamo adesso il concetto di campo magnetico. Beh, ricordiamo che un campo è un qualcosa che crea un effetto a distanza anche laddove quell'effetto non c'è. Vi ricordate nel caso del campo gravitazionale? Noi sappiamo che ad una certa distanza dalla Terra si crea quindi questo campo gravitazionale, anche se poi se effettivamente non c'è un qualche corpo. Non viene manifestata quella forza gravitazionale. Così, in maniera assolutamente analoga, capita per il campo elettrico e così, appunto, diciamo, capita, accade per il campo magnetico. Il campo magnetico, quindi, è qui rappresentato, vedete, se questa fosse un magnete, quindi una calamita con le due polarità nord-sud, vedete che le linee di flusso del campo vanno dalla polarità nord a cercare di chiudersi verso la polarità sud. Perché dico cercare? Perché effettivamente se noi vediamo diciamo le linee di flusso più lontane, di forza veramente più lontane, e queste in qualche maniera è come se virtualmente si chiudessero sempre in maniera più lontana, quindi sembra di infinito. Ma man mano che ci allontaniamo, l'effetto del campo, come accade con tutti i campi, quindi quello gravitazionale, quello elettrico, l'effetto del campo si riduce sempre man mano, quindi non riusciamo a in qualche maniera a vederlo anche a quantificarlo. Il campo magnetico viene indicato con la lettera B maiuscola. Come possiamo vedere meglio, ad esempio utilizzando una calamita? Beh, se prendiamo un po' di lamina di ferro, di metallo, diciamo così, e tritata, quindi in piccoli pezzi, appoggiati su un foglio, anche di carta, e sotto ci mettiamo appunto una calamita, vedremo appunto quella lamina distribuirsi, quindi vari pezzettini, lungo questo, diciamo, avere proprio una visualizzazione simile a quella che vediamo. Chiaramente vedete, ci saranno delle linee di campo che sembrano allontanarsi, ma in realtà è come se poi in qualche maniera si richiudessero quindi all'infinito. Il campo magnetico, quindi quel B, ha come unità di misura, quindi il vettore campo magnetico, viene indicato con la T in onore del famoso fisico Nikola Tesla. Quanto vale un Tesla? È dato da un newton per secondo fratto coulomb per metro. E questa è, diciamo, una sua quantificazione. Giusto per avere un'idea, possiamo, diciamo, anche delle applicazioni riguardo al campo magnetico. Beh, non ci sono solo con delle calamite, con dei magneti, diciamo, permanenti, ma un effetto del campo magnetico, per esempio, ce l'abbiamo proprio con il nostro pianeta. Quindi c'è un campo magnetico terrestre, quindi la nostra Terra si comporta in qualche maniera come un grosso magnete, anche se quello che indichiamo come nord terrestre in realtà è un sud magnetico, quindi è come se quelle polarità fossero effettivamente scambiate.